Buonasera cari telespettatori e amici di Dopo Cena, benvenuti a quest'altra puntata. Una puntata particolare perché parleremo di un aspetto che attraversa tutta la nostra società in diversi momenti, in diverse occasioni. Parliamo della solidarietà e del volontariato, un argomento anche abbastanza recente, visti insomma, gli accadimenti nel centro Italia e col terremoto, insomma, questo è un aspetto che è venuto fuori abbastanza prepotentemente, soprattutto anche dalla nostra zona qui di Fano. Ma parliamo adesso di un'altra tipologia di volontariato, un'altra tipologia di assistenza, e lo facciamo insieme agli ospiti di questa puntata, che sono seduti qui sul divano di Dopo Cena. Sono le volontarie dell'AVULS di Lucrezia e di Cartoceto. Allora, iniziando qui da me, vicino a me c'è Elisabetta Sanchioni, coordinatrice, una delle coordinatrici di questo gruppo, e poi Orietta Nagni, che è la presidente del gruppo di Lucrezia e di Cartoceto. Allora, loro svolgono una funzione molto importante, importantissima, ovvero sia assistere in tutto quello che può essere la necessità quotidiana, ma anche non solo la quotidianità, insomma, in senso lato, le necessità di persone fragili, di persone che vivono una condizione non socialmente, insomma, accondiscendente a quelli che sono i canoni di una vita, insomma, naturalmente sociale e anche assistita da un supporto familiare, da persone sole, persone fragili, persone che hanno bisogno di un'assistenza non solo in termini materiali, ma dopo ce ne parleranno loro, anche in termini proprio di supporto morale, psicologico, per affrontare la quotidianità in un momento della propria vita in cui o si è soli o tante cose sono accadute attorno a loro e hanno portato a una condizione di, ripeto, fragilità non solo fisica ma anche emotiva. Allora, partiamo dalla Presidente, partiamo da colei che... Buonasera. Allora, Orietta, buonasera. Buonasera. Un percorso, per quanto la riguarda, iniziato tanto tempo fa, storia di Orietta nell'AVULS è una storia trentennale. Sì. Allora, presentiamo innanzitutto che cos'è questa associazione, com'è strutturata, e poi, insomma, al di là di quelle due parole che ho detto io, qual è la vostra mission, qual è il vostro cosa fate? Allora, AVULS è un'associazione per il volontariato sociosanitario, un'associazione completamente gratuita. Questo ci tengo a dirlo perché i nostri volontari non percepiscono, non danno soldi, ma non percepiscono proprio niente. Quindi io mi ci metto per prima, diamo il nostro tempo alle persone, come avevi già detto tu, che hanno bisogno, che sono in una situazione di difficoltà. E l'unica cosa importante che AVULS è a livello nazionale, io infatti sono venuta qui anche per far conoscere alla popolazione questa associazione, che sinceramente ritengo che ancora opera molto nel silenzio. E in realtà ci sono tante persone, perché a livello nazionale siamo sui 12.000 volontari che appunto dedicano il loro tempo e quindi fanno del bene. È un'associazione che ha una bella struttura e ben organizzata, quindi per esempio all'interno dell'associazione appunto c'è un direttivo che si incontra, quindi un presidente, un vicepresidente, dei coordinatori di settore che programma tutti i nostri servizi. A chi assistiamo? Noi assistiamo a tutti coloro che si trovano in una situazione di bisogno, gente che soffre, gente che è in situazioni particolari, è un momento particolare della propria vita in difficoltà, e quindi prima di tutto collaboriamo molto con le istituzioni, quindi noi i casi ci vengono segnalati dal comune, dagli assistenti sociali, dalla scuola. Noi abbiamo seguito tanti bambini con dei problemi, con delle difficoltà a livello personale ma anche familiare. E collaboriamo molto con le altre associazioni, quindi la Caritas, cioè associazioni del territorio. Ma soprattutto, dato che per esempio a Lucrezia non c'è la struttura ospedaliera, cosa che invece c'è anche a Fano, Fossombrone, dove ci sono altri AVULS, lavoriamo molto a domicilio. Quindi è uno dei servizi più delicati, perché entriamo in punta di piedi proprio nella casa, nelle famiglie, che hanno bisogno. Quindi i nostri volontari cosa fanno?
Innanzitutto non siamo infermieri, non siamo medici, ma cerchiamo di dare supporto alle famiglie, ma soprattutto ecco, di stargli vicino, di ascoltarli e, per tutte le cose, quello che è nel quotidiano, quindi dal fare la spesa, dal andare dal medico, in farmacia, ma anche però fare delle passeggiate insieme, per esempio anche le persone che sono affette cioè per esempio i malati di Alzheimer, così cerchiamo di dare spazio e tempo libero al familiare che in realtà ci dedica veramente tutto il tempo, tutta la giornata. Quindi il nostro volontario cosa fa? Quelle due ore che sta con l'ammalato, il familiare per esempio si prende il suo spazio libero. Ecco, noi facciamo questo. E, come avevo detto prima, nella nostra provincia, così diamo qualche nozione tecnica, nella nostra provincia di Pesaro Urbino ci sono 9 associazioni, di cui Fano, Lucrezia, Cartoceto, Fossombrone, Pergola, Urbino, Urbania, Cagli, Monteporzio e Mondolfo. Proprio perché, per dire che siamo un po' ovunque. Siete molto radicalizzati quindi nel territorio, avete conoscenza proprio perché siete molto insomma, concentrati nella vostra zona di competenza, conoscete un po'. Noi conosciamo sì, il nostro territorio. Da Lucrezia andando su Fossombrone magari il tessuto sociale non si conosce, invece voi siete proprio molto... Io ho dei volontari che prestano servizio anche alla RSA di Mondavio, quindi sono dei signori che abitano Orciano, hanno fatto il corso presso di noi e svolgono l'attività vicino al loro paese. E, quindi vuol dire... Non sembra, però siamo tanti che dedichiamo, ripeto, il nostro tempo alle persone che hanno bisogno. Io vengo da questa esperienza da molto tempo e nonostante la famiglia, nonostante che mi sono sposata, perché ripeto, ero ancora non maggiorenne quando ho fatto il corso a Fano, quindi io mi sono sposata, ho avuto 2 figli così, però non ho mai smesso di farne parte, perché veramente ormai fa parte di me, è uno stile di vita. E sinceramente è vero che io do il mio tempo, presto attenzione a queste persone, però mi danno anche tanto, cioè io quando torno sono veramente una persona molto più ricca dopo aver fatto il mio servizio, perché... E poi il messaggio positivo è che comunque si parla tanto di tante cose brutte, no? La violenza, i problemi, però noi diamo un messaggio positivo, cioè le persone che veramente non percepiamo un centesimo, quindi è completamente gratuito e ci tengo a sottolinearlo perché la nostra associazione si basa sulla gratuità, un'associazione onlus gratuita e quindi per un non nulla comunque le persone si danno da fare e ci siamo nel nostro piccolo. E per questo volevo dire che il volontario AVUS, per essere tale, deve frequentare un corso proprio per prepararci ad affrontare queste persone che hanno bisogno, anche nel modo, cioè anche nei comportamenti, no? Come ci possiamo avvicinare alle persone che stanno vivendo un periodo particolarmente a disagio. E c'è un corso di formazione e lo volevo promuovere perché tutti possono partecipare. Chi ha questa voglia di dare qualcosa, di fare qualcosa per l'altro, tra virgolette, c'è questo corso che inizierà sabato 10 settembre. Adesso ne parleremo. È un'associazione quindi molto trasversale perché abbracciate qualsiasi fascia d'età, qualsiasi problematica e soprattutto avete questo interscambio di nozioni con il territorio, con le associazioni e con gli enti preposti a questo in maniera strutturata. Quindi voi insomma colmate, no? Allora adesso mi rivolgo a Elisabetta, colmate un vuoto che alle volte si viene a creare dove il pubblico magari non riesce ad arrivare, lì intervenite voi, cioè siete lì. Sì. Proprio anche per questo. È chiaro che non ci dobbiamo sostituire però, ecco. E questo è importante. Affiancare, perché non è che dobbiamo essere vicini, però le istituzioni sono preposte per certe cose, noi non possiamo sostituirci, questo è normale. Spesso ci è successo di segnalare noi dei bisogni alle istituzioni, ecco. E poi via via loro hanno preso il nostro posto e viceversa. Questo quando ci sono condizioni particolari dove insomma, voi arrivate fino a un certo punto, di lì in poi
Allora, la Presidente parlava di un corso di formazione, perché penso sia importante, soprattutto anche per voi, quando vi approcciate a determinate situazioni o a determinate problematiche che riguardano la persona, l'individuo, la sua emotività o la sua anche condizione patologica, se ha delle patologie. Prima parlavamo dell'Alzheimer, insomma, che è sicuramente una delle più invalidanti che possiamo incontrare sulla persona. Dovete avere un bagaglio di conoscenze e anche di preparazione ad affrontare le situazioni. Il corso serve anche per questo. Sì, giusto? Infatti noi come associazione organizziamo ogni 2 anni nel territorio questi corsi. Praticamente il nostro inizierà, come ho detto Orietta, il 10 settembre e dura fino il 17 di novembre. Praticamente sono 46 ore. Si svolgerà, si svolgerà a Lucrezia presso Casa Evelina, che è una struttura diurna che accoglie ragazzi e anche persone anche grandi diversamente abili. Quindi c'è un corso strutturato, 40 ore sono tante. Che cosa si affronta? Le tematiche è diviso in 3 parti praticamente. La prima parte si parla del volontariato in generale e che cos'è proprio il volontariato AVULS. Nella seconda parte c'è più una parte medica e quindi abbiamo invitato dei medici che parlano Alzheimer, problemi di alcol oppure tante altre cose, tanti argomenti. E la terza parte è la parte psicologica, quindi come prepararsi psicologicamente ad affrontare questi temi, che è molto importante. E, il corso si tiene presso Casa Evelina la sera, il martedì a cadenza bisettimanale, martedì e giovedì dalle 20.45 alle 22.45. Quindi insomma chi dopo parleremo anche di come fare a, insomma, ad accedere a questo corso. Orietta, chi è il volontario AVULS? Che cosa ha dentro il volontario AVULS? Perché chi magari sta seguendo questa puntata dopo cena e gli si stanno aprendo dei, dei canali in questo momento al proprio interno, che cosa deve avere? Perché uno dice, io non è solo una questione di tempo, no? Cioè ho del tempo però perché il tempo, tra andare a giocare a bocce e fare il volontario AVULS, insomma, un po' di differenza ci deve essere, no? Quindi il tempo non è solo la condizione primaria. No, non è la primaria, però anche qui tengo a sottolineare una cosa, che nessuno ha tempo libero adesso come adesso, tutti hanno un grande affare. E allora noi parliamo di questo tempo liberato, cioè però, come dicevi tu, devi avere qualcosa dentro, altrimenti di liberare il tuo tempo, perché ripeto, se aspettiamo di avere il tempo libero nessuno farà più niente, perché non ce l'abbiamo. Però il tempo liberato vuol dire liberare un po' del proprio tempo da dedicare agli altri. Questo se dentro di te in effetti hai... hai questa voglia di dare, di stare vicino all'altro, questa attenzione particolare all'altro. E, quindi io ripeto, nonostante gli impegni, perché non è che uno, voglio dire, uno c'ha il lavoro, la famiglia, i figli, corri, però comunque quando devo fare volontariato, quando abbiamo le riunioni, mai dico no, non dico mai no, perché è una cosa innata di dare... io non so, l'altruismo, il, la solidarietà per l'altro, l'attenzione è molto importante e quindi un po' te lo devi sentire, però se ti avvicini anche a queste tematiche piano piano ti puoi inserire facilmente. Ripeto, è rivolto a tutti. Prima di tutto Betty proponeva appunto il corso è aperto veramente a tutti, per tutti, anche se poi uno sceglie di non iscriversi ad AVULS. Quindi prima di tutto è per una formazione personale, quindi vengono trattate tanti tipi di temi, tematiche, problemi diversi, ma proprio che servono per la persona. E questo ci tengo a sottolinearlo, ed è anche gratuito, quindi un corso così, ripeto, abbiamo scelto dei relatori anche molto professionisti, dei medici, psicologi, degli scrittori, verrà una scrittrice che parlerà proprio della violenza delle donne, che
voglio dire, è attualissimo. Beh, sì. Come discorso, cioè tutti i giorni sì, sentiamo, ecco, cioè, ormai... e abbiamo affrontato veramente, io l'abbiamo fatto insieme, ne sono molto molto orgogliosa e spero tanto che ci siano tante persone che vengono a vederci, ecco. Poi dopo uno lo frequenta, alla fine decide o meno di essere un socio AVULS, perché poi uno dice, beh, questo non fa per me. Per dire, no? Voglio dire, molte volte noi, quando abbiamo i nuovi volontari, come diceva Betty, che vengono all'inizio, quando affrontano il primo servizio, magari uno dice, vabbè, io vado nel settore dell'handicap, provo, no? Provo questo settore. Viene affiancato da un volontario, tra virgolette, vecchio, che ha già esperienza. Poi può succedere che comunque quel settore non è per lui, non piace, non c'è nessun problema. Voglio dire, se ne parla insieme, stop, lì si va. Ci mandiamo qualcun altro e uno può provare un altro, cioè non è niente di forzato, c'è una libertà incredibile, quindi voglio dire... Ognuno deve seguire un po' la propria propensione, quello dove si sente di dare di più, no? Io ripeto, in questi lunghi anni che faccio parte dell'AVULS ho seguito tanti settori diversi, ripeto, dall'alcolismo, ho seguito un ragazzo che ora è sobrio da 20 anni, e l'ho seguito quindi Alcolisti Anonimi tutti i lunedì sera che si incontrano, l'ho seguito a ricovero a Villa Silvia perché non aveva familiari, era completamente solo, quindi poi abbiamo cercato il lavoro insieme, l'abbiamo reinserito nel sociale, eccetera. E ho seguito un bambino che doveva essere allontanato dalla famiglia proprio perché c'era un clima violento del babbo e della mamma. Il babbo aveva subito un intervento particolare, quindi picchiava questo bambino e io portavo via, lo allontanavo da casa, lo portavo con me, con i miei figli. Ho seguito un caso di Alzheimer, quindi un po' le tematiche diverse, però quelle che erano anche adatte a me, perché se c'è un caso che io non ci sto bene con quella persona, se vado mi crea disturbi o malumore, meglio che va qualcun altro, perché il volontariato è anche questo. Certo. Cioè voglio dire, devi essere sì predisposto, poi devi avere anche un clima abbastanza idoneo che tu ti ci ritrovi. A quel punto, poi se non viene se non ci fuori stai quella bene, parte non, di te positiva, non si fa neanche un servizio. E qui è importante il gruppo, quindi il volontario non sarà mai solo, perché noi lavoriamo tutti insieme, c'è un supporto proprio di tutto il gruppo e quindi se ne parla, ci si confronta periodicamente e si risolvono i problemi. Quindi Elisabetta, c'è anche, visto che tu sei una coordinatrice, anche c'è un lavoro d'equipe, cioè voi non siete insomma così, ognuno per la propria strada. No. Vi coordinate, vi confrontate, affrontate tematiche, quindi insomma questo il lavoro di gruppo è importante. È questo che serve, perché così si riesce meglio ad affrontare le cose. Insieme si lavora meglio, il motto dell'AVULS. Insieme si lavora meglio, è bellissimo. Sì. Sì. Senti, nella tua esperienza personale, insomma, non so se è di così lunga data quella di... Uguale. Abbiamo fatto il corso a Fano insieme. Avete fatto il corso, quindi siete cresciute insieme. Noi siamo volontarie vecchie, tra virgolette. Passate. Diciamo, vecchie è una parola bruttissima, diciamo scherzo. Di grande esperienza e di grande sensibilità, diciamo così, quindi avete avuto a disposizione un ventaglio, diciamo così, di situazioni che vi permette di conoscere un po' tutto. Quindi insomma sono tante le situazioni che si possono verificare. Immagino che in 30 anni anche tu, Elisabetta, ne abbia viste di ogni. Insomma, cosa ti ha lasciato questa esperienza fino adesso, fino ad ora? Ogni persona che ha un problema ti lascia qualcosa, secondo me. Ti lascia qualcosa. Cioè, io ho sentito anche della gente che è già morta praticamente. Per cui c'hai un ricordo di quello che facevi, di quello che ti dicevano, che ti segna comunque. Dell'aiuto che hai dato. L'aiuto che hai dato, certo. Sia persone con handicap, ma anche persone anziane. Magari c'era una vecchietta lì a Lucrezia, l'abbiamo seguita soltanto per un mese, poveretta, poi è andata. Però l'hai seguita all'ospedale, l'hai seguita a casa e quindi sai com'era tutto i suoi problemi, quali erano, e questo comunque ti arricchisce in ogni caso, perché ti rimane qualcosa della persona che ti rimarrà sempre, e quindi è un'esperienza secondo me molto bella.
Quindi molto è un interscambio, sì, sì. Cioè tu dai ma ricevi, sì. Ma no, sicuramente ricevi di più di quello che dai. Ecco, e questo è un bel messaggio. Questo è un bel messaggio da dare ai amici a casa o sì. Quelli che sicuramente in questo momento si stanno domandando, forse potrò farlo anch'io. Beh, fatevi una domanda dentro di voi, se avete no, questa esigenza e soprattutto se vi va di ricevere, certo. Bisogna essere aperti a ricevere sì. Tanto, sì. Perché uno dice ma io faccio qualcosa per gli altri, sì. In realtà è una doppia via sì. In questo senso, no? Certo. Sì, sì. C'è qualche esperienza che ti è rimasta dentro in modo particolare? Immagino in 30 anni... abbia visto dalle persone anziane alle persone forse sì, più le persone anziane sono quelle sono che quelle forse che ti rimangono danno, sì, perché ti raccontano ti coinvolgono anche se magari hanno più bisogno loro perché hanno in proprio momento, bisogno in quel certo. Momento però la sapere ascoltare è fondamentale per il volontario AVULS e non diciamo prevaricare non aggiungere o voler dire te. Prima ascolti, questo è fondamentale, prima l'ascolto e poi anche il servizio, anche certo. Di quello di cui hanno bisogno, però soprattutto gli anziani l'ascolto è fondamentale perché non è che nessuno li ascolta praticamente. Quindi, quindi grande capacità sì, di ascolto. Sì, sì. E poi insomma le persone anziane, i nostri nonni sono una sì. Fonte inesauribile di, sì, di saggezza, è un patrimonio che, sì. Che veramente... sono uno dei motori della nostra società, quelli ancora sì. Diciamo che riescono sì, a sì. Dare sì, molte sì. Famiglie si reggono sul supporto sì. Non solo economico ma anche sì. Materiale certo. Dei nonni e delle persone anziane. Quindi quando sono così diciamo un po' in là con gli anni e hanno esaurito la loro, è giusto che qualcuno si prenda cura di loro certo. Nel modo migliore possibile e qui ci siete voi. Infatti, scusami, volevo dire questo, noi adesso promuoviamo il corso per chi vuole avvicinarsi, va bene, però io volevo anche far conoscere che chi ha bisogno ci può contattare. Ecco. Questa è un'altra cosa questo molto importante. Questo è un altro messaggio importante. Perché, ripeto, gli assistenti sociali ci contattano tramite la parrocchia, conosciamo i casi, i medici ci contattano, base, ci sì. Lavoriamo insieme, la scuola, ok. Però ci sono delle famiglie, per esempio, che non lo sanno, che possono rivolgersi a noi per qualcosa che possiamo fare per loro. Per esempio, adesso mi viene in mente, mentre voi parlavate, io ho fatto un ricovero a Fossombrone per un 20 giorni, 25 giorni, quindi un lungo ricovero, ed ero nella praticamente mi avevano messo nella medicina con tutte le persone anziane, no? Non c'erano altri posti liberi, e mi ricordo ero con quattro signore, una era di Mondavio, quindi venivano i parenti correndo tanto perché chiaramente lavorano, e anche per dargli da mangiare arrivavano o in ritardo, e quindi era tutto da mangiare freddo, oppure con grandi sacrifici comunque perché gli orari sono particolarmente certo, poi certo. L'ospedale no? Molto certo, presto certo. Così allora io mi ricordo per esempio a Fossombrone c'è l'AVULS e loro operano nell'ospedale e nessuno sapeva che ci sono questi volontari mm-hmm. Che possono dargli da mangiare quando per esempio ripeto il parente, il familiare è in difficoltà oppure lontano, quindi voglio dire ancora molte persone non lo sanno che noi possiamo dare questo aiuto. Quindi io adesso a tutti i telespettatori do questo numero perché, ripeto, con le istituzioni ci stiamo lavorando tantissimo, ma nel privato, se qualcuno ha bisogno, può rivolgersi a questo numero che è il 345 31 70 670, non so meglio che lo ripeto forse, sì, non so sì. Se si sente. Dillo pure. Allora, 345 31 70670. Qui è Carla che risponde, che è una mia volontaria, e qualsiasi persona, qualsiasi famiglia che ha delle difficoltà ci può contattare. È vero che miracoli non ne facciamo, però affrontiamo il problema e cerchiamo di risolverlo, perché l'obiettivo di questa serata era questo, promuovere il corso per chi si vuole avvicinare, che abbiamo sempre bisogno di persone nuove, quindi di nuove forze, certo. Perché poi col passare del tempo qualche volontario ha difficoltà, periodi particolarmente difficili, ok, c'è chi, molte ragazze si sposano, sì. Rimangono in cielo, quindi un pochino si rinnova, no? Sì.
Quali turnover ci vuole? Quindi nuovi volontari abbiamo sempre bisogno, però anche far sapere a tutta la popolazione che è un'associazione, ripeto, gratuita, noi non vogliamo soldi, possiamo risolvere qualche problema. A disposizione dell'altro, di tutti, quasi bambini, grandi, anziani. Ripeto, anche perché possono essere dei periodi particolarmente difficili, mica che ci sia sempre, certo, il dramma, può essere una, di una difficoltà. Noi adesso stiamo, per esempio, stiamo assistendo una signora che le figlie sono fuori e quindi un periodo particolare hanno bisogno di noi. Questo. E cerchiamo di stare vicino al proprio familiare. Quindi così. Questo numero è anche lo stesso per chiedere informazioni, certo, dopo qui sì, ci sono per il corso, ve lo sì, facciamo vedere meglio, uh-huh, per il corso, no? Sì, per prendere sì, informazioni sì, è lo stesso. Risponde Carla, che è la nostra segretaria, sì, la segretaria del nostro direttivo, quindi è lei che può dare tutte le informazioni, ma ripeto, potrebbe prendere anche le telefonate per qualche necessità. Ok, il corso è a numero chiuso, cioè una no, volta che... Cioè, no, è libero. Speriamo che ci sia la gente. Due anni fa erano una trentina. Sì, più si è meglio sì, è. Beh, sì, più si è meglio sì, è, però. Sì. Voi quanti siete? Come una trentina di persone. Una trentina. Cioè, con gli anni cambia sempre il numero, sì, perché ripeto, sì, cambiano le dinamiche proprio della vita, nel senso che abbiamo avuto molte ragazze che si sono sposate, quindi le prime gravidanze, che devono dedicare più tempo alla propria famiglia, quindi si allontanano un pochino dalla nostra associazione, poi qualcuno pian piano rientra, qualcuno ha le difficoltà in famiglia, così, quindi si rinnova in continuazione. Adesso siamo una trentina di volontari. Che operano chiaramente nella vostra competenza territoriale, sì, tra Lucrezia. Sì, sì, ecco, sì, andate da Lucrezia e Cartoceto, poi quali sono le altre zone? Calcinelli abbiamo dei casi, sì, sì, poi ripeto, fino a Mondavio, dopo Fossombrone c'è un'altra AUS. Ok, quindi siete quindi in questa zona. Noi siamo a tutta la zona, come si chiama, di Alto Metauro? Sì, Metauro. Benissimo, quindi se... siete in questa, insomma, collocazione geografica, sia che vogliate intraprendere questo percorso formativo e poi, insomma, di intervento sul campo, o che magari avete una necessità che può essere, no, gestita dai volontari dell'AVULS, avete un numero a disposizione e quindi, insomma, potete contattarli sia in uno che nell'altro caso. Sì. Allora, Elisabetta, iscrizioni aperte, quindi. Iscrizioni aperte, vi aspettiamo. Numerosi. Abbiamo già avuto diverse chiamate comunque, sì, per ecco, persone che hanno chiesto informazioni, e quindi siamo già più di 15 chiamate abbiamo avuto. Per sì, cui, ma poi speriamo. Ma poi le persone che chiaramente noi conosciamo, che magari vogliono aderire. Quindi ripetiamo, dal 10 settembre al 17 novembre, due volte la settimana, martedì e giovedì, dalle 20.45 alle 22.45, presso Villa Evelina, che è questa struttura, centro diurno per ragazzi con portatori di handicap. Ok, dopodiché non è che uno viene mandato allo sparare, c'è anche una fase di training, no? Sì, immagino, sì, quindi... Esatto. Sì. Perché molte persone potrebbero dire, Madonna, poi mi trovo ad affrontare... No, in realtà c'è una... No? Sì, nel senso che si comincia, a chi si vuole iscrivere, comincia a partecipare alle riunioni mensili che noi facciamo. Mm-hmm. E quindi lì, a quel punto, comincia a capire di che cosa si tratta e che cosa magari è più propenso a fare, okay, rispetto alle situazioni che noi stiamo seguendo. E se vuole incominciare... abbiamo noi più anziani, diciamo, che seguiamo, quindi insieme all'inizio, insieme la persona. Quindi non si parte allo sbaraglio. Ecco. No, quindi è un'introduzione soft, dolce, tranquilla, no? Dolce e così, insomma, perché magari c'è anche chi non ha mai avuto contatto con determinate realtà, certo, pur essendo mosso da grande volontà, da grande voglia di fare, però bisogna, una cosa importante è la formazione, non a caso, sono oltre 40 ore, mi dicevi. Sì, 46 ore. Perché insomma
c'è anche una parte, proprio perché si viene a contatto, come avete sentito, con realtà, situazioni le più varie e le più difficoltose, bisogna avere una preparazione di fondo. Quindi insomma non è così, tanto per. Bisogna essere, come dire, strutturati esatto. E soprattutto poi, insomma, oltre ad essere animati da questa voglia di far del bene, siete affiancati da una struttura già consolidata, già avviata, che può dare tutto il supporto, immagino. Per esperienza, di dire per esperienza, che all'inizio le persone vorrebbero fare tutto. 10 ore alla settimana dare, poi piano piano si cala e noi invece diciamo no, prima fai un'ora, due ore alla settimana, poi quello che puoi dare, insomma così, però ecco è una cosa per esperienza che lo possiamo già dire, lanci in resta come si dice, poi no. E quali sono, insomma, in questo momento, se possiamo stilare una classifica, ma insomma non era quello il mio intento, volevo dire, cioè qual è il comparto che più vi assorbe in questo momento? Cioè avevamo parlato di handicap, di anziani, qual è, diciamo così, la società in questo momento che cosa richiede di più? Qual è il vostro impegno maggiore? L'anziano. Sì, l'anziano, che può essere con Alzheimer o con... Quindi sia che voi abbiate così voglia di cimentarvi e di intraprendere questo percorso con loro, sia che abbiate necessità per un familiare, per voi stessi o per chi conoscete magari che ne ha bisogno, c'è un numero, ripetiamolo, così abbiamo come ultima cosa, lasciamo questo messaggio. Allora, 345 3170 670. E questo è il numero dei volontari dell'AVUS di Lucrezia e Cartoceto, che sono a vostra disposizione, sia, appunto, ripeto, che vogliate fare il volontario, sia che abbiate necessità. Allora, Orietta Nagni, grazie per essere stata qui, grazie a voi, per averci parlato di questa importante funzione che svolgete nella società, e anche grazie per il vostro impegno che avete deciso di mettere in campo. Grazie anche ad Elisabetta Sanchioni, che è la coordinatrice, una delle coordinatrici del gruppo AVULS di Lucrezia e Cartoceto. Grazie per essere stata con noi e averci messo così la propria testimonianza come pietra importante di questa puntata. Grazie anche per quello che fate. Grazie. Grazie a voi. Bene. Buonasera. E termina qui questa puntata di Dopo Cena. Il messaggio è molto chiaro e molto, insomma, importante avere anche a disposizione nella nostra società persone come loro. Bene, grazie per averci seguito. Alle prossime puntate di Dopo Cena. Ciao, arrivederci.